Buongiorno! Premetto che voi dovete capire che sono appena uscito dalla doccia e io quando esco dalla doccia sono abbastanza rincoglionito, più del solito solitamente, però quando esco dalla doccia sono più rincoglionito del solito. Allora, in questo video di oggi praticamente spiegherò cosa ho fatto alla lezione di formazione di ieri, martedì 12 aprile. Allora, di cosa abbiamo parlato ieri? Lo psicologo ha già fatto una spiegazione molto abbastanza dettagliata sul verbale e non verbale con l'ammalato. Cioè, verbale e non verbale, saper rispondere, saper parlare e altre cose, tipo, interagire con il paziente praticamente. Tutta la lezione di ieri si è basata sull'interazione con l'ammalato. Di cosa abbiamo parlato? Allora, abbiamo parlato dell'interazione verbale, cioè parlare, gesticolare, no, non gesticolare, parlare, proprio l'uso della voce e così proprio verbale, interagire, parlare, urlare, sussurrare. L'interazione non verbale, cioè i gesti, il movimento del corpo, le mimiche facciali, abbiamo praticamente, ci hanno spiegato praticamente di come quando entri in una stanza dell'ammalato, quando tu volontario entri nella stanza dell'ammalato, se c'è una questione di interazione non verbale, cioè il paziente non parla. Magari ti guarda, sbuffa, gira gli occhi, gira la testa, come ha detto lo psicologo, alza sul giornale. Questa è una interazione non verbale, cioè per dirti che vai fuori dai coglioni, volontario, io non ti voglio. Perché ci ha spiegato che comunque nelle stanze degli ospedali magari l'ammalato riceve tantissima gente al giorno, riceve parenti, riceve infermieri, infermiere, dottori. E quindi ad avere tutta questa gente intorno tutto il giorno, magari non ha neanche voglia di avere una persona sconosciuta, il volontario in camera. Quindi può capitare che l'ammalato ti mandi a fare in culo praticamente. E ci hanno spiegato che non bisogna offendersi, non bisogna prendersela perché ci hanno detto praticamente che è normale, perché la situazione è normale. Invece verbale, che ne so, tu entri in stanza, saluti, buongiorno, bussi, mentre stai entrando bussi alla porta, dici ciao, sono Andrea, salve, sono Andrea, come sta? E se ti risponde è un'interazione verbale, ovviamente. Poi c'è la paraverbale che però non mi ricordo cos'è perché io non prendo appunti, perché se riesco io seguo tutto a memoria praticamente. Scusate, ho dovuto accendere la lampada perché c'è così poca luce e che mi andava praticamente tutto lento il video e non mi va sinceramente. Dicevo, c'è l'interazione paraverbale che però non ricordo com'è, co cos'è, non, non mi ricordo se è quella che riguarda il silenzio, ma non credo, non, ma non mi ricordo veramente. E invece l'interazione verbale quando entri in stanza dici sono Andrea, buongiorno, come sta? Sono il volontario. E fate due chiacchiere, che ne so, chiedi come sta. Non puoi chiedere cosa ha. Ci hanno insegnato che non puoi chiedere cosa ha il malato. Non puoi sapere cosa ha il malato. Tu entri in camera a scatola buia, praticamente. E se te lo dice l'ammalato, se vuole dirtelo lui o lei, di sua spontanea volontà va bene. Però tu non puoi chiedere cosa ha il malato per rispetto. Puoi stare lì a tenere la mano se praticamente se non parlato puoi rimanere anche in silenzio o ad ascoltare, interazione verbale. Puoi tenere la mano al paziente tutto il tempo che vuoi o tutto il tempo che vuole l'ammalato, interazione non verbale. L'importante è che si interagisca, l'importante è perché ci hanno detto che anche il silenzio è un'interazione. È un'interazione, seppur non verbale, ma è un'interazione il silenzio, perché gli sguardi, le mimiche facciali, girarsi, anche la postura, ci hanno detto che mettersi così equivale a noia, quindi non va bene. E ci hanno praticamente detto le cose, cioè, che teoricamente bisogna sapere, anche non solo con gli ammalati, ma con le persone comuni.
comportarsi con le persone comuni. E questo. La lezione di ieri sera è stata praticamente questa: le lezioni non verbali, verbali e paraverbali. Che non mi ricordo però qual è quella verbale. Cazzo, è tornato il sole. Infatti si vede. The sun is back. E c'era una frase molto carina che aveva letto lo psicologo, che c'era scritto sullo schermo, però non me la ricordo più perché io stupido non prendo appunti. E non mi ricordo però cos'era. È tipo, in sostanza era questa: una persona che parla, una persona che si esprime, lascia che, lascia che, cioè praticamente una persona che si esprime, se io volontario mi esprimo con l'ammalato, entro dentro l'ammalato. Se l'ammalato mi ascolta, lascia che io entro dentro di lui. Una cosa del genere, è una proprio sinonimo di interazione. Nel senso che si instaura un legame, si instaura un rapporto se io entro dentro l'ammalato e l'ammalato lascia che io entro dentro di lui, nel senso che mi sta ad ascoltare, cose del genere. È veramente bello. Poi si è parlato di risonanza. Risonanza, che ha detto lo psicologo, è una parola più bella di empatia, ma secondo me empatia è una parola bella più di risonanza. La risonanza è praticamente questo: il risuono, entrare dentro qualcuno. Questa era la frase praticamente chiave che c'aveva sopra il proiettore. E niente, la lezione che abbiamo fatto questa è ieri sera è stata questa. Sono stato molto contento, anche se è stata un po' noiosa. Poi io ero già abbastanza stanco di mio, quindi. E niente, la lezione che ho fatto ieri è questa praticamente. Ma sono cose che dovreste sapere come persone, non solo se fate volontari, come persone, come umani, dovreste già saperle queste cose. Niente, io vi lascio che ho alcune cose da fare in casa. Ringrazio le due persone che mi hanno chiesto di fare questo video. E siccome domani ho un altro incontro, farò un altro video. O giovedì. No, che giovedì? Ce l'ho giovedì sera io l'incontro. O venerdì pomeriggio. O non lo so, ma credo venerdì pomeriggio. E quindi vi ringrazio dal bottom of my heart. E saluto tutti. Ciao ciao!